Anassagora 2, seconda puntata. Intelligenza, il gran maestro della danza cosmica dei semi. Allora, riprendiamo il discorso relativo all'intelligenza che secondo Anassagora, l'intelligenza cosmica, la mente cosmica, la legge razionale, quindi no, la vera archè, il vero principio che è alla base dei processi di aggregazione, disgregazione e riaggregazione di tutti i semi e quindi governa e quindi in questo modo governa tutti i fenomeni naturali. Abbiamo detto, lo ripeto, che questo intelletto impersonale, cioè non cosciente, che non ha nessuna configurazione simile appunto a Zeus, ad Ares, appunto è una legge impersonale, è pur sempre materiale, ma di una materialità finissima, speciale, sottilissima, capace appunto di abbracciare l'infinità dei semi, ma anche di compenetrare tutti i semi uno per uno e quindi di orchestrarli, di muoverli sia dall'esterno sia dall'interno, ma tuttavia senza mai confondersi con essi, senza mai mischiarsi ai semi, cioè mischiarsi alla fisicità corporea, quindi rimanendo distinta l'intelligenza, rimanendo la legge, rimanendo distinta, separata e quindi superiore e quindi in grado di comandare, di dominare, di governare, proprio perché dotata di una fisicità di livello superiore, una fisicità appunto ancora più infinita dell'infinità dei semi e ancora più sottile, quindi mobile, dinamica nel suo carattere fine, sottile è incluso anche la sua capacità dinamica, cioè la sua capacità di agire e di far agire, di dare imprimere il moto, perché appunto il governo dei semi, il governo delle aggregazioni, disgregazioni di tutti i semi, si basa sull'imprimere il movimento, il moto ai semi. In particolare questo avviene fin dall'origine del cosmo. Questo spiega la stessa origine del cosmo, cioè è alla base, l'intelligenza è alla base della cosmogonia di Anassagora. Cosmogonia, sappiamo, teoria di come si genera, di come si forma il cosmo. Allora, in origine, sostiene Anassagora, i semi erano tutti confusi, erano tutti, per così dire, appiccicati in un'unica grande massa, in una sorta di magma. No, esisteva originariamente soltanto un magma nel quale le diverse qualità, le infinite diverse qualità, cioè gli infiniti semi, erano fusi insieme, erano confusi. Magma, sapete che cosa si intende per magma? L'intelletto agisce su questo magma primordiale, originario, imprimendogli un movimento rotatorio. Qui possiamo notare
una ripresa della teoria cosmogonica di Anassagora, cioè la teoria cosmogonica, scusate, di Anassagora, ecco appunto, di Anassimandro, e qui si spiega anche la somiglianza dei due nomi, Anassimandro e Anassagora. Comunque, quello che volevo dire è che Anassagora riprende, come potete notare, la teoria cosmogonica di Anassimandro, ne dà una nuova versione. Quindi in origine c'è il magma, l'intelletto imprime un moto rotatorio al magma originario e così produce una prima differenza tra aria e etere. Allora, diciamo che i semi più pesanti, i semi più spessi, più densi, più, e quindi più freddi, si trasformano in aria e si posizionano al centro dello spazio, mentre sempre per l'effetto rotatorio i semi più leggeri, i semi più raffinati, anche in senso estetico, i semi più raffinati, i semi più rarefatti e quindi più leggeri, si configurano come etere, un nuovo elemento, un quinto elemento. Quindi Anassagora aggiunge un quinto elemento, l'etere, ancora più raffinato dell'aria. La parola etere deriva da un termine greco che indica luminosità, brillantezza. Quindi viene usata da Anassagora per caratterizzare, connotare un elemento primo luminoso, luminescente, brillante. Dunque, diciamo, i semi più leggeri, quindi i semi più eterei. Ecco perché nel vocabolario italiano c'è il termine, l'aggettivo etereo, che sta appunto a indicare qualcosa di molto sottile, rarefatto, astratto, no? Penso che abbiate sentito qualche volta, no? È una donna eterea. Ecco, Beatrice per Dante era una donna eterea, ok? Forse ci siamo intesi. Comunque, etere, appunto, cioè sostanza, sostanza brillante, elemento brillante. I semi più leggeri, in questo senso, eterei, si dispongono ai margini, nella periferia dello spazio. Poi, con il proseguire del moto rotatorio, l'aria, i semi, diciamo, ariosi, si trasformano anche in semi di fuoco, in semi di acqua, in semi di terra, cioè dall'aria si producono gli altri tre elementi naturali, mentre i semi eterei costituiscono gli astri, i pianeti e gli astri, meglio, i pianeti e le stelle del firmamento, ok? È chiaro? Io oggi sono un po'... Vi guardo di sbieco perché la telecamera che mi inquadra è davanti a me, ma lo schermo è sulla mia destra, quindi io per farmi vedere da voi devo guardare lì, ma per vedere voi devo guardare alla mia destra, di sbieco, in tralice. Ok, domande? Siete lì voi? Anche se io vi vedo lì, voi siete lì. Domande? Lui era stato condannato per ateismo perché credeva che gli astri fossero
Sì, ma comunque erano delle cose fisiche, sì, fatti di roccia, diciamo così, eterea, almeno poi questa era la giustificazione, questa era la motivazione della sentenza. I giudici popolari del Tribunale di Atene non erano filosofi, quindi andavano un po' per le spicce. In ogni caso, per lui, il sole, la luna, Giove come le stelle del firmamento, come Sirio, per esempio, erano costituite comunque da materia, erano oggetti materiali, certo, fatti di etere, quindi comunque oggetti materiali, non divinità, oggetti naturali non divini, ok? Giusta osservazione, brava Cecilia. Detto questo, no, una volta, così organizzato, così ordinato il cosmo, così nato ordinato, e quindi anche si potrebbe dire ordinato e perciò nato, inizia l'incessante processo di aggregazione, disgregazione dei semi, riaggregazione dei semi, ovvero il mondo naturale, il cosmo naturale, la natura così come noi la possiamo osservare nella nostra esperienza quotidiana, anche se vi è un'altra novità che si può considerare rivoluzionaria nella cosmogonia, ma poi soprattutto nella cosmologia di Anassagora, e cioè Anassagora non ha una concezione ciclica del divenire cosmico. Il cosmo è un divenire, quindi è un incessante mutamento, ma lineare, non ciclico, rettilineo e oltretutto rettilineo nel senso di sviluppo sempre maggiore e sempre migliore, e soprattutto sempre migliore, cioè Anassagora pensa e propone il divenire cosmico come un processo lineare di perfezionamento, di miglioramento, e questa è una novità quasi assoluta nel mondo antico, perché non solo i filosofi precedenti, come già sappiamo, invece avevano condiviso una visione ciclica, Eraclitos, Empedocle, ma anche perché tutti i filosofi successivi, quasi tutti i filosofi antichi successivi, greci e romani, tengono ferma la concezione ciclica del cosmo. Invece Anassagora è il primo, comunque tra i pochi, tra le eccezioni filosofiche che sostengono invece una sorta di idea di progresso cosmico, che naturalmente è molto legata all'idea di un progresso civile dell'umanità, di un progresso economico, di un progresso tecnico, della civiltà umana. Naturalmente possiamo notare il legame con lo sviluppo, con il progresso economico, sociale e politico di Atene, ma anche di molte altre poleis greche nel corso del V secolo, in parte anche nei decenni successivi. Bene, con la cosmologia, con la cosmogonia, con la cosmologia. Sì, dimmi. Sì, il mutamento non è un eterno ritorno dell'uguale, come per i filosofi precedenti, in particolare per Eraclitos e per Empedocles, come si dovrebbe dire. Non è un continuo, appunto, andirivieni.
un continuo ricominciare da capo. No, il mutamento per Anassagora appunto è uno sviluppo lineare progressivo nel senso del miglioramento, nel senso del perfezionamento. Ok? Cioè l'ordine, il grado di ordine aumenta progressivamente. No, l'intelligenza riesce a immettere nei semi un grado di ordine sempre maggiore e quindi a produrre un cosmo sempre più ordinato, quindi migliore nel senso di sempre più razionalmente ordinato, sempre più quindi razionale, sempre più intelligente. Ok? Bene, concludiamo con la teoria della conoscenza, che già vi ho detto, si può, in filosofia viene chiamata gnoseologia, gnoseologia, ma anche al tempo stesso, poi subito in connessione, la sua epistemologia, cioè la sua filosofia della scienza. Allora, gnoseologia, la partenza è empirica. Secondo Anassagora, per conoscere veramente come stanno le cose, cioè per filosofare scienza, bisogna basarsi in prima battuta sulle nostre sensazioni, sull'accumulo delle nostre sensazioni, delle nostre osservazioni sensitive, cioè sull'esperienza sensibile. No, l'accumulo di osservazioni costituisce l'esperienza sensibile. Però poi, sulla base dell'esperienza sensibile, l'intelletto umano deve produrre dei ragionamenti che portino a costruire delle teorie, delle ipotesi teoriche, quindi un modello di funzionamento della realtà, delle cose, della natura, di tipo teorico, cioè puramente razionale. Tuttavia, questo modello puramente razionale poi deve essere vagliato sulla base di controlli, verifiche empiriche successive, diciamo a monte. Se il modello teorico, se l'ipotesi teorica è compatibile con le verifiche empiriche, allora viene confermata e allora diventa vera scienza, diventa verità scientifica. In questo senso possiamo dire che dal punto di vista gnoseologico, Anassagora propone un mix di argomentazione, di metodo empirico induttivo e di metodo invece razional deduttivo, teorico deduttivo. No? Avete notato perché sostiene appunto un'interazione, una combinazione di esperienza e di teorizzazione pura, che però a sua volta viene vagliata dall'esperienza, dalla verifica empirica. Dunque, appunto, mix, combinazione di metodo empirico-induttivo e di metodo teorico-deduttivo. Ma c'è di più. Questo vi è chiaro? Siete lì? Questo vi è chiaro? Anche se vi vedo qua. Devo diventare strabico per riuscire, dovrei, magari fossi strabico riuscirei molto meglio. Allora, se questo vi è chiaro, c'è un ulteriore elemento ancora più interessante, perché a questo Anassagora aggiunge che perché una teoria scientifica sia veramente completamente convalidata, non basta
test empirico, il test, diciamo così, della sua conciliabilità con quello che osserviamo in base ai sensi. Occorre anche la sua applicazione tecnica. Una teoria scientifica deve tradursi in una tecnica. Dunque, è un attestato ulteriore della fondatezza di una teoria scientifica il fatto che possa dare luogo a una innovazione tecnica, a una nuova tecnica, naturalmente efficace, funzionante. Da questo punto di vista, il fatto che una teoria produca una nuova tecnica e che questa tecnica si dimostri efficace, funzionale a che cosa? Funzionale al miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo, funzionale meglio al controllo degli elementi e delle forze naturali che a quel punto vengono poste al servizio no, al servizio dell'uomo e quindi diventano strumenti per soddisfare di più e meglio i bisogni fisici, i bisogni fisiologici dell'umanità. Ok? E quindi da questo punto di vista, su questa base, il fatto che una teoria produca una tecnica fu che funziona, appunto, è un ulteriore definitivo completo attestato della sua verità, della sua verità. L'efficace applicazione tecnica di una teoria diventa un certificato di verità scientifica. Questa concezione viene chiamata pragmatismo. Pragmatismo. Quindi possiamo dire che nella gnoseologia e al tempo stesso nella epistemologia di Anassagora vi è anche un aspetto pragmatico, pragmatismo pragmatico, derivano da pragma, dalla parola greca pragma. Pragma significa azione. Quindi pragmatismo si riferisce, il termine che noi usiamo, il termine pragmatismo, significa che riguarda l'attività pratica, che riguarda appunto il successo pratico, l'efficacia pratica. In particolare la posizione filosofica, a livello filosofico, il termine pragmatismo indica quella posizione, quella concezione secondo la quale per confermare completamente la verità di una teoria scientifica, occorre che questa teoria scientifica si dimostri traducibile in una tecnica efficace, in una tecnica che produce dei vantaggi, dei benefici materiali per l'umanità. Ci siamo? O comunque anche in un'azione che no, efficace. Il termine viene usato anche in politica per indicare un politico che bada più all'efficacia delle sue tesi che al valore ideale delle sue tesi, piuttosto che al valore ideale delle sue tesi. In politica, pragmatismo è un sinonimo, un quasi sinonimo di realismo, in contrapposizione, in alternativa a idealismo. Ok? Ho chiarito il concetto?
O avete qualche domanda al riguardo? Occorre verificare che questa teoria scientifica si traduca in una tecnica e che a sua volta questa tecnica dimostri di essere efficace, di essere funzionale, cioè di essere capace di produrre vantaggi materiali per l'umanità. Vi faccio un esempio, facciamo un esempio molto, molto attuale, molto concreto. Avete visto che riguardo al coronavirus si è scatenata una bolgia polemica tra vari virologi, infettivologi, no, con ognuno dei quali sosteneva tesi diverse. Allora, dal punto di vista di Anassagora, in quanto appunto pragmatico, Anassagora avrebbe detto: ok, le diverse teorie si trasformino in un vaccino e quelle che appunto riescono a trasformarsi in un vaccino e in un vaccino efficace, quella teoria è quella vera. Capite? Non è questione di pura teoria, è questione di poi di applicazione pratica tecnica della teoria. È il successo nell'applicazione pratica di una teoria del coronavirus, di una teoria scientifica del coronavirus, che attesta che quella teoria è scientifica, cioè è vera. No, quindi, mi sono spiegato? Sì. Sì. Allora, adesso torniamo un po' troppo indietro. Che ore fate voi? Io faccio già le 12:20, magari sono un po' avanti. Ma senti, Stefania, non ho tempo per risponderti, nel senso che però puoi risentirti poi, semmai ne riparliamo la prossima volta, perché per concludere devo aggiungere che su questa base, poco, su questa base Anassagora sostiene che l'intelligenza umana è tutt'uno con la sua manualità, con la sua capacità tecnica, con la sua manualità tecnica, con la sua manualità artigianale, che è poi è la stessa cosa, no? Ovvero, chi è più intelligente è più manuale, chi è più manuale, chi è più abile manualmente è più intelligente. No? Quindi anche questa è una posizione, è una concezione nuova, originale, no, radicale, molto interessante perché appunto si basa sulla stretta unità tra teoria e pratica. Tra appunto intelletto puro e manualità. Ok, concludo qua perché credo che sì, infatti è suonata e quindi sono suonato anch'io, ma quello sempre, e quindi ci rivediamo così, domani. Arrivederci.